Dopo avervi fornito qualche delucidazione intorno ai televisori LCD, LED e plasma, cercheremo in questa puntata di spiegarvi la differenza fra HD Ready e Full HD, 50, 100 o 200 Hz. Quali migliorie queste caratteristiche portano al vostro televisore e perché sceglierle? HD Ready e Full HD sono due caratteristiche che determinano il formato di trasmissione dell'immagine e quindi la qualità della vostra visione. HD Ready è una denominazione che può trarre in inganno. In realtà è il comunissimo segnale che oggigiorno riceve la vostra antenna del digitale terrestre. È la modalità di trasmissione standard di ogni tipo di emittente televisiva, gratuita, nazionale e locale. Il formato Full HD, o più comunemente conosciuto come alta definizione, è il formato di trasmissione della pay-per-view, dei Blu-ray e delle console di ultima generazione. Nessun canale del digitale terrestre gratuito trasmette ancora in Full HD. Rai e Mediaset stanno tutt'oggi sperimentando sulle proprie reti ammiraglia, su frequenze appositamente dedicate, la propagazione del segnale secondo questo formato. Ma per captare il segnale bisogna che il vostro impianto di ricezione sia orientato perfettamente. Qualora non abbiate un televisore Full HD, ma vogliate ugualmente abbonarvi ad una pay-per-view o collegare al vostro apparecchio un Blu-ray o una console di ultima generazione, non ci sono nessun tipo di problemi. Vedrete normalmente ogni tipo di trasmissione, ma non potrete apprezzare la qualità dell'alta definizione. Vedrete tutto come se fosse in risoluzione HD Ready. Qualora invece abbiate un televisore Full HD, il collegamento con eventuali altri apparati esterni deve essere obbligatoriamente effettuato attraverso la porta HDMI o HDMI, capace di trasportare contemporaneamente sia segnale video sia segnale audio. L'HDMI non è altro che l'equivalente della presa SCART per l'alta definizione. Solo l'HDMI è in grado di propagare il segnale da un apparecchio all'altro, conservando l'alta definizione. Qualora il collegamento venisse effettuato attraverso una SCART, un adattatore SCART HDMI o i cavetti colorati giallo, bianco e rosso, si perderebbe la qualità delle immagini dell'alta definizione. I Hertz. Qualsiasi classico televisore, salvo differente specifica, trasmette le proprie immagini ad una frequenza di 50 Hz. I televisori tecnologicamente più avanzati arrivano invece a trasmettere fino a 100, 200 o 600 Hz, con il privilegio di vedere le immagini in movimento molto più fluide e di eliminare eventuali effetti di scia nel caso, per esempio, delle traiettorie delle palline da tennis. Un utente abituato a vedere molto sport con azioni veloci o abituato a giocare a videogiochi con equivalente contenuto potrebbe preferire l'acquisto di questo tipo di televisori. Ma attenzione, nel caso siate indirizzati verso un televisore di questo tipo, bisogna che teniate bene a mente alcuni avvertimenti. Le immagini di alcuni film trasmessi con una frequenza pari o superiore ai 100 Hz potrebbero risultare innaturali, artefatte. È bene quindi assicurarsi che la modalità 100 Hz sia disattivabile a piacimento, onde evitare questo tipo di problematica. In secondo luogo, una TV con trasmissione pari a 400 o 600 Hz, tipica dei plasma, non trasmette sempre a questa frequenza. I 400 e i 600 Hz vengono raggiunti allorquando richiesto. Inoltre, questo tipo di tecnologia dei plasma non è paragonabile con i più classici 100 o 200 Hz del LED o degli LCD, in quanto si fonda su un tipo di procedimento del tutto diverso. Quindi, non necessariamente un 400 o un 600 Hz sono migliori di un 100 o 200 Hz, e viceversa. In conclusione, se non siete dei fanatici di televisori sempre alla ricerca del modello di ultimo grido, un televisore a 50 o tutt'al più a 100 Hz disattivabile è un dispositivo più che adatto per qualsiasi tipo di utilizzo. Federico Lega per Ravenna Web TV.